Noi adesso, Let's, dove ci troviamo? Ci troviamo al SEM Studio di Lari. No, a parte sono continuo a fare lo spot. No? Allora, noi ci troviamo in una località della provincia di Pisa. E da quanto tempo sei qua e quanto tempo per ora ha richiesto questa prima fase di ripresa? Allora, io sono qui da 2 settimane e appunto la registrazione di questo disco ha richiesto, diciamo, 2 fasi essenziali. La registrazione prima di tutti gli strumenti ritmici, che sono fondamentali, mai come in questo caso, visto che si parla di ribadisco, un ensemble di strumenti un po' atipici, appunto, no? Che sono gli ukulele. Quindi appunto la prima fase ha reso necessario registrare tutte le percussioni per permettere poi a tutti gli altri ragazzi, musicisti, di suonare le proprie parti su un riferimento ritmico già preciso e puntuale. Quindi diciamo che ci siamo dedicati i primi 3 giorni a registrare percussioni giorno e notte, senza quasi sosta, e poi abbiamo iniziato a piazzare un po' di ukulele e a registrarne appunto tantissimi, cioè per permettere poi appunto al basso di intervenire, visto che diciamo abbiamo deciso poi di separare il lavoro di produzione delle parti armonico-melodiche rispetto a quelle ritmiche e ritmico-melodiche, come è il caso del basso, visto che a un certo punto si è deciso che il basso poteva avere anche un ruolo melodico all'interno di questo disco, non solo ritmico. Le percussioni sono state forse un'aggiunta un po' dell'ultima ora, cioè quando si è deciso di dare una veste ancora più, come dire, energica, comunicativa, immediata a questo progetto. E niente, poi appunto ci saranno probabilmente altri strumenti che si registreranno con degli ospiti anche molto interessanti. Si stava pensando all'organetto, a un theremin, e poi vabbè, sveleremo magari più in là chi sono questi ospiti che partecipano a questo disco. A quale tradizione appartengono i brani dell'album? Ma ci sono brani che appartengono a una tradizione cantautorale, diciamo, più alta, come Livorno di Piero Ciampi, anche ci sono canzoni di tradizione anche più moderna, contemporanea, come Noi l'amore che va via di Vinicio Capossela. C'è una versione alla quale sono molto affezionato, più che altro della quale sono molto soddisfatto per come è stata realizzata, che ho visto in lavorare del grande De André. Ecco, diciamo che ci siamo misurati un po' con dei nomi abbastanza intoccabili, quindi è stato anche un azzardo in qualche modo andare a prendere delle canzoni così importanti di legati a personaggi che hanno fatto la storia della musica d'autore italiana. E quindi ci siamo andati giù con assoluta discrezione, perché insomma ci si rendeva conto man mano che si mettevano giù le parti che la matrice di partenza era alta, era di grandissima qualità, di grandissima altezza, proprio artistica, compositiva. Insomma, speriamo di aver fatto bene. C'è anche qualcosa che arriva dalla tradizione pop, diciamo, pop popolare. C'è questa splendida storia d'amore di Adriano Celentano, cantata da Adriano Celentano. Abbiamo messo le mani anche su delle canzoni che arrivano dal beat italiano degli anni 60. E qualche inedito anche, ci sono anche delle canzoni inedite, come dire, che sono canzoni di Gio, di Mauro Romano Giovanardi, che sono state appunto inserite poi in
questo progetto.